In realtà lo studio approfondito, soprattutto, non esclusivamente, ma soprattutto di cose che accadono in questa area, ha consentito, come dimostrano fin dall'inizio gli studi di Manuel Perry e di Albert Lord, come ha dimostrato la relazione del professor Friedman sui fenomeni linguistici in Macedonia e non soltanto, in tutta quella vasta area, come dimostrano, come si sforza di dimostrare in parte le cose sulle quali lavoro io, spostano l'attenzione sulla funzione delle aree di confine, cioè dei luoghi in cui le cose passano oppure non passano, si fermano, dei modi del fermarsi e del passare delle cose attraverso dei confini che sono confini geografici, sono confini politici, sono anche confini sociali, verticali in una società complessa. E lo studio di queste cose in termini molto generali, si potrebbe dire, mostra come in realtà le periferie siano dei luoghi particolarmente densi, sono dei luoghi in cui accadono molte cose e non soltanto dei luoghi in cui arrivano stancamente sull'onda lunga delle cose che sono state irradiate da centri importanti. Lavorare su dei repertori di confine, su delle culture di confine, su della gente di confine, per me ha comportato anche per i miei interessi personali, per la mia storia personale, occuparmi di attraversatori specializzati di confine. Di confini, quali sono gli zimmeri, quali sono anche gli etnomusicologi che si occupano appunto dei modi in cui le cose attraversano i confini, e ci sono su questo piano e su questi oggetti delle analogie anche impressionanti, secondo me, di finalità e di metodi tra chi indaga e chi indagato e nella relazione di ricerca. Io mi occupo di repertori di un, prevalentemente o relativamente a questi oggetti, di repertori di uno specifico gruppo di zingari, che sono, si potrebbe dire, i marginali dei marginali, sono gente più di confine di quanto già non siano di confine di zingari, nel senso che qua parleremo dei repertori di Roma Scavia, che è essenzialmente di quelli che vivono in un'area appunto che sta nel Kosovo occidentale, specialmente a Prizren e poi in aree vicine a Prizren, i quali sono dei musicisti professionisti di grandissime qualità e che sono della gente davvero difficile da identificare anche sul piano sociale, perché sono dei rom, sono assolutamente, visibilmente, insomma, come dire, zingari, ma sono degli zingari che, se non glielo si chiede in un certo modo, non dicono di essere zingari, dicono no, noi non siamo rom, noi siamo albanesi, e di fatto parlano prevalentemente o in alcuni casi esclusivamente l'albanese, cui soltanto alcuni affiancano il romanesco. Tuttavia, nella percezione degli albanesi del Kosovo, loro sono assolutamente zingari, no? Nella percezione dei rom, degli altri rom del Kosovo, degli Ardia per esempio, ma gli altri, sono albanesi, non sono zingari. Sono dei super zingari, tuttavia, no? Come dire, nel senso che alcuni di loro, cioè, si collocano in diversi luoghi e a diversi livelli sociali, abitano per lo più nelle periferie di questi centri urbani di Giacova, di Prizren, ma molti di loro abitano anche in campagna, in villaggi in cui abitano in quelle case che sono le case tipiche della, quelle con il muro di cinta all'interno del quale stanno i diversi edifici che ospitano i diversi componenti della famiglia allargata, i diversi fratelli, sottostanno alle strade, c'hanno gli animali, coltivano la terra, no? Alcuni, altri no, altri mostrano una marginalità anche superiore a quella di altri gruppi zingari, di quelli che fanno i commercianti di vestiti per esempio nei mercati. Loro sono più alcuni di loro sono più pezzenti, sono più laceri, sono più zingari, sono più chiassoni, sono più...
è difficile definirli. Una definizione che li ha trovati d'accordo con me un pomeriggio, siamo stati a dire cosa significa essere Ascalia, era: noi siamo quella gente che gli albanesi dicono essere Rom, i Rom dicono essere albanesi, cioè non sono al confine anche di categorie sociali di questo genere. Fanno delle cose sul piano musicale assolutamente straordinarie. In realtà la mia attenzione a questi repertori, la cui eccezionalità si qualifica soprattutto a partire dalla complessità delle strutture ritmiche, è nata anni fa dall'ascolto di un brano che vorrei farvi sentire, che non ha molto a che fare con questo. Se possiamo sentire il brano prima, questa è La famiglia Lella, ti permetto, Albania, che suona una danza dove la mia... metto qua e lo faccio da qui. Che suona una danza che mi dice Nicola, io di repertori albanesi non mi sono occupato, essere un unicum all'interno dei repertori strumentali albanesi proprio a partire dalla sua struttura ritmica. Perché è chiaro, i Balcani centrali sono l'area elettiva di quelle zoppie cosiddette sul piano ritmico, oggi non è il caso, insomma, dei ritmi exact che sono stati indagati, è noto, da Bartok, da Brailovio, poi proprio in quella zona da tanti altri, da Arbaschi e Brugger e chi più ne ha più ne metta, i quali si compongono di due parti, una binaria e una ternaria, no? Messe insieme, e questo determina questa irregolarità che è banalissima rispetto a quello che accade qua, perché questo non è un azzac, questo è una cosa che è un po' meno di un azzac, un po' più di un ritmo binario, no? È un 5 difettivo, cioè è un 5 ottavi a cui manca un pezzettino al quinto ottavo. Adesso non sto ad addentrarmi in faccende di analisi ritmica troppo complessa, ma insomma non ci sta, è un'altra cosa, no? Allora io l'ho sentito questo, ho detto: che è questa roba, no? E come si inquadra in questo panorama delle strutture ritmiche, delle cose che stanno in quella zona? Poi mi sono imbattuto nei repertori dei Rom Ascalia del Kosovo e ho cominciato a capire che in realtà la definizione di Aksak è una definizione povera, che non basta a contenere un mondo assai più ricco sul piano delle complessità ritmiche. Una cortesia, potresti definire un attimo cos'è l'Aksak? Perché forse non... L'Aksak sono delle strutture ritmiche, come dicevo prima, che si fondano sulla giusta posizione di un ritmo binario e di un ritmo ternario, 4 più 3, 2 più 3, 3 più 2 più 3 in 8, perché anche un 8 può essere regolare, eccetera eccetera.